Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maxo, in questo nuovo video siamo nella Tech It Legends 1710 episodio 5. Oggi in questo episodio, come potrete vedere, sono in 1080p 60 fps. Ho deciso di fare una bella cosa. Mi sono accorto che è meglio registrare tutto con OBS e non con due programmi diversi, perché mi registra anche la webcam in 60 fps. Anche se voi forse la vedete un po' piccolina, aspettate. Ora è meglio. Ragazzi, in questo video, allora, noi vi ricordate nello scorso video che avevamo fatto il generatore, il macerator, il generator pom, pom, pom. Generator. Avevo fatto un'altra transmutation table, non so, per così, perché sono rincoglionito. Qualcuno del sveglio avrà già notato. Stavo cercando la turtle. Il nostro obiettivo per ora è arrivare di fare il query. Non andiamo tutto di project e cosa sarà più avanti. Il nostro obiettivo è arrivare a fare la turtle, che appunto è questa qua, che vediamo si fa col computer. Noi adesso la faremo. Devo trovare il modo di non mettere la webcam così quadrata, ma di metterla rotonda come nei video precedenti, direttamente da OBS, però troverò il modo. Sì, ce l'abbiamo il resto. Vetro. Vetro. Sand. Sabbia. Vetro. Qua parkour. Parkour! Sì, ce l'abbiamo fatta. Sandica ad andare sulla costa. Attenzione che è notte. È notte. Intanto prendo queste api. Che abbi servono sempre. Servono sempre il rotativo. Però servono. Anzi, già che ci sono, ne prendo un po'. Non mi sembra che stanno spawnando mob. Ok. Ok, spawnano. Ah. Vedete cosa si fa a venire a casa mia? E ho quattro ossa. Le ossa. Allora, io ho notato una cosa che mi ha fatto notare Dex riguardando l'ultimo video. Qua non c'è scritto Legend, c'è scritto Learned, che vuol dire imparato. Non è Legend, che è una leggenda. Egli fu una leggenda. Olè, e lasciamo cuocere la sabbia. Perfetto, ne abbiamo un pezzo, vai, ciao, buonasera. Benvenuto. Faccio questi vetri. Bam. Questo lo tengo qui. Cos'è che serviva la... cazzo, la stone. Eccola. Magari non così tanta, ecco appunto. 10 pezzi possono più che bastare. E olè, abbiamo fatto il computer. Adesso ci serve una chest del ferro. Una chest. Ce la craftiamo. Anzi, usiamo la legna necra. Bravo, ne facciamo anche due di ceste. Bam. Poi prendiamo un po' di ferro. È come fare una chest di ferro col computer, praticamente. Oh, ma sei stronzo. Che cacchio, ma forse ne servivano 7, ma è il taglio, raga. Olè, e abbiamo fatto la nostra tartaruga. Mi chiedete perché hai fatto due chest? Ora ve lo spiego subito. Intanto, ragazzi, mi sono dimenticato una cosa, di fare questa roba qui, queste chest. Guardate, qua c'è l'iron chest. Noi facciamo così, op, che sono praticamente le chest queste qua di fianco. Facciamo così, la golden chest. Olè, così abbiamo una cesta bella grande. La mettiamo tipo qua. Tanto siamo in single player, nessuno ce la può toccare sta tarto. Mamma mia, vi faccio scavare direttamente un chunk. Erba. No! Diciamo, excavate 16x16, che è il chunk. Raga! Non fate caso a quello delle stronzate che faccio, per favore. Non ci fate davvero troppo caso. Allora, qua lasciamo la chest. Torniamo un attimo a casa. Ora vi spiego subito anche perché. Perché io sono un coglione. E io ho guardato il crafting della tartaruga normale. Però a noi non serve la tartaruga normale. E quindi è un po' un dito nel sedeschio. Perfetto. Non mi serve la tartaruga normale. Non me ne faccio niente la tartaruga normale. Sì, lasciamo i chunk, chi se ne frega, raga. Ci serve. Cazzo, è casa. Ah, ecco. Mamma mia, mi sono perso. Allora, praticamente, vedete, noi abbiamo nove diamanti. Non mi ricordavo così tanti. Ce ne servono tre. Perché ci dobbiamo fare
Ok, ci facciamo un piccone in diamante. E state dicendo, cosa te lo fai fare? Hai il tartor. Già, ma non ho calcolato che con la tartor e il piccone in diamante si fa la mining tartor. E noi questa serve. Non qui però. Accensione da tartor. Ora dovrebbe funzionare. Excavate. 16 per 16. Mo mi è venuto in mente adesso. Dobbiamo solo scrivere 16. Mamma mia quanto sono rincoglionito. Praticamente raga, lui adesso scaverà tutto il chunk. Vedete? Se non ci mettiamo davanti ci pesta, vero? Infatti, ci ha pestato, avete visto? Lui scaverà, gli ho detto che deve scavare tutto il chunk, scaverà tutto il chunk finché avrà carbone fino alla bedrock. E appena sarà pieno, verrà a portare tutto quello che ha raccolto qui in questa cesta. Se troverà carbone si autorifornirà. E non aspetta altro che aspettare un pochino. Quindi appena scavato un po' io torno, faccio un po' i cacchi miei, torno. Intanto penso a cosa craftare ancora. Rieccomi qua ragazzi, come avete visto ho sistemato questo problema, mi vedete tutto tondo. E sto semplicemente registrando con OBS. E sapete perché? Perché io ho ancora il vecchio OBS, ho scaricato il nuovo OBS multiplatform che va molto 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 meglio di quanto più nuovo, da quanto dicono. Mentre questo qua, sto coso qua sta scavando. Bello tranquillo, sciallo trallo. Mentre lui scava, come avete notato, io sto guardando la Project E. Dovremmo iniziare prima o poi a fare la Project E. Quindi iniziamo dal MK1 Collector. Però ricordate che noi avevamo 9 diamanti. Ecco, ce ne mancano 3 perché li abbiamo usati per quel coso lì. Non scovare i diamanti. Non c'è altra soluzione. Scusate ragazzi, mi dimenticavo di farvi vedere una cosa. L'ho trovata qui, non l'ho raccolta. Perché aspettavo di farlo qua in video. Vedete? Questa qua, la hemp, che si può far crescere, si fanno i cactus, cactus green, così, si fa il filo, hemp tunic, si fanno un casino di cose, si fa pure la carta, beh, hemp seed, ci fai un casino di cose con questa, è bene piantarla da qualche parte, qua questo scritto ci darà le ossa, e brucia a caso, a trovare un po' di diamante. Thank you.
Raga, mamma mia, quanto sto sminando tanti materiali, però io avevo fame, non volevo mangiarmi la film, grazie. Finito. Ho finito tutto. Dov'è il buco quello lì? Cacchio. Devo andare qui per vedere se c'è qualcos'altro. In caso. 128 è carbone, ma per ora smetto di prendere. Oh. Attenzione, zaffiro. Zaffiro. Oh. Raga, qua mi sa che i diamanti li abbiamo già superati. Adesso vado su e vi faccio vedere come polverizzare tutto ciò. Tutto ciò. Comunque, senza farci caso, raga, siamo a livello 31. Potremmo già iniziare ad enchantare qualcosa. Io direi che un rubino ce lo dobbiamo prendere perché ci sta per finire il piccone. In caso me ne faccio un altro. Perché di stick non ne ho io. No, veramente. Ok, mi faccio un altro piccone così tanto per tenerlo. Qua faccio così, questa la brucio. Ah, adesso non faccio uno stack intero qua. Così prendiamo questi. Lapislazzuli però li tengo. La tesseramite non si può fare un cacchio. Le api vanno tutte qua. Cosa che è rimasto ancora? Da smistare. Allora, qua c'è la cobblestone, la redstone che se ne vanno tutti qua. Intanto ci prendiamo i due diamanti siamo arrivati. Mettiamo dentro questi. Qua si gioca pesante, raga. Adesso prendiamo il macerate. Dovrebbero essere invertiti, però fa niente, fa niente. Allora, mettiamo dentro la cassiderite. Cassiderite. Quella roba lì. Prendiamo. Che zio, non esagerare. Mamma mia. Prendiamo. Questo è meglio. Queste di stick. Tutto, 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 tutto. Quello che ho fatto di legno, non lo prendiamo, lo bruciamo. Sì, lo bruciamo. Io direi mettere qua le stick, però bruciamo le stick, che sono buone. Vedete che lui ci fa, dalla cassiterite, ci fa il tin dust macerandolo. E ogni volta che ne macera un pezzo ce da due, vedete? In questo modo è un vantaggio per noi perché ci duplica tutti i minerali, letteralmente. E noi mettiamo cuocere. Dopo si cuoce, si mette qui dentro. Ci manca, raga. Prendiamo tutti i diamanti. Adesso facciamo una bella cosa. Prendiamo il LED. Quello si cuocerà più avanti. Prendiamo un po' di LED. Prendiamo. Non staccano questi due. Ah, perché sono di due mod diverse. Beh, perfetto. Ci bruciamo anche un po' di tin. Bruciamo la tin. Raga, riusciamo addirittura a prendere un altro diamante in più che lasciamo qua nella chest. Raga, è arrivato il momento. Facciamo un bel cubo di diamante. Facciamo, cos'è che ci serve ancora? Un vetrino che ce l'abbiamo qui. Poi la glowstone ci serve. Allora, e abbiamo la glowstone che ci serve. Ora possiamo fare questo craft. Bam, il nostro primo Energy Collector MK1 che andremo a posizionare in una posizione specifica ecologiante qui. Sotto, ragazzi, ci sta un'altra cosa. Ci dovrebbe stare un'altra cosa. Ma per ora non siete tenuti a saperlo. Oh. Per ora non dovete sapere cosa ci sta sotto. Lo scoprirete?
nel prossimo episodio. Ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, lasciate il pollicione e anche un bel commento positivo. E soprattutto condividete. Il commento positivo è per la webcam che sono riuscito a metterla in forma rotonda. È perché 1080-60, 60 fps le legge benissimo. Anzi, l'ho bloccato a 70 e lui sta andando a 70, appunto. Qua ci mettiamo altri stick. Niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bella!